Buongiorno cantanti! Oggi ci occuperemo della scala pentatonica emitonica, ossia la scala pentatonica minore che presenta dei semitoni al suo interno. Allora, prendiamo, come abbiamo già fatto per la scala pentatonica maggiore anemitonica, in questo caso invece prendiamo la scala come di riferimento, la scala minore di La, come si fa anche quando si studiano insomma le scale maggiori e minori, per comodità, perché non abbiamo alterazioni, quindi è molto più semplice. È anche una tonalità abbastanza buona per tutti, tranne che per alcuni soprani, però dai, si può fare, poi magari ci spostiamo. Abbiamo una scala che in questo caso presenta anche dei semitoni, andiamo a cercarli. Tra il La e il Si un tono, tra il Si e il Do un semitono, eccolo qua, già trovato, beccato subito. Beh certo, logico, se siamo in una scala pentatonica minore dobbiamo per forza avere il terzo grado minore, ok? Quindi essendo una sequenza di note che porta dal primo grado al terzo senza salti o interruzioni, abbiamo prima un tono e poi un semitono, come in tutte le scale minori. Quindi facciamo La, Si, Do. Dobbiamo togliere il Re perché togliamo il quarto grado. La, Si, Do. Passiamo direttamente al Mi. Mi, Fa, La, Fa, Mi. Allora, riproviamo. Abbiamo quindi tono, semitono, terza maggiore, perché fra il Do e il Mi abbiamo due toni, Do, Re, Tono, Re, Mi, Tono, quindi ovviamente abbiamo una terza maggiore. Poi abbiamo un altro semitono tra il Mi e il Fa, lo sappiamo tutti che qui c'è un semitono, e poi abbiamo di nuovo il La, quindi una terza maggiore tra il Fa e il La. Quindi tra il Fa e il Sol c'è un tono, tra il Sol e il La c'è un altro tono, quindi abbiamo una terza maggiore. Allora, canteremo così. La, Si, Do, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Do, Si, La. Ancora. La, Si, Do, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Do, Si, La. Bene. La, Si, Do, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Do, Si, La. Voi. Presenterò la scala emitonica a partire da La. Anche qui dobbiamo saltare il quarto e il settimo grado, e anche qui non utilizzeremo note alterate perché, come nella scala di Do, non abbiamo alterazioni. Qui siamo nella sua relativa minore, non abbiamo alterazioni, quindi solo tasti bianchi. In pratica la scala minore naturale è La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Si, La. Se dobbiamo saltare il quarto e il settimo grado faremo questo. La, Si, Do, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Do, Si, La. Proviamo. La, Si, Do, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Do, Si, La. Voi. La, Si, Do, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Do, Si, La. La, Si, Do, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Do, Si, La. Voi. La, Si, Do, Mi, Fa, La, Fa, Mi, Do, Si, La, Si, La. Voi. Bene, allora, in questo modo noi ci siamo resi conto, semplicemente spostando il basso con un'unica nota, come già l'ambiente che si crea è un ambiente interessante. In questo modo noi partiamo con l'improvvisazione, possiamo, come dire,
aprirci nuove strade grazie anche all'utilizzo di una ritmica interessante. Sul discorso della ritmica poi torneremo, perché come mi sono occupata della respirazione in alcuni video, mi vorrei occupare anche del ritmo, che è fondamentale per noi cantanti, e quindi capire quanto modificare la lunghezza di una nota può rendere interessante anche semplicemente una scala. La si do mi fa mi la si do mi fa mi la si do. Inserire un ostinato è sempre efficace, senza esagerare ovviamente. In ogni cosa è bene non esagerare mai, no? La si do mi fa la fa mi do si. La si do mi fa la fa mi do si. La si do mi fa la fa mi do. Fate voi. La pentatonica maggiore che la pentatonica minore sono molto 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 utilizzate nel rock per le improvvisazioni e soprattutto dagli strumentisti, perché si impara in un certo senso a posizionare le dita in modo abbastanza sicuro nelle prime improvvisazioni. Dopo diventa proprio un gioco di abilità e di gusto, quindi mano a mano che si procede nello studio di queste scale si scopre il mondo che nascondono. Come tutte le minori è intensa questa scala, quindi dà adito ai romantici di scrivere grandi cose. Una persona che ha l'estro, a cui piace il romanticismo, con la scala pentatonica minore può trovare grandi soluzioni. Ovviamente, come la scala pentatonica maggiore, è un po' povera, perché sono solo 5 note, solo 5 suoni, molto belli messi insieme, ma solo 5. Quindi non abbiamo la quantità di scelte che possiamo avere in una scala blues, ma come in tutte le scale possiamo aggiungere una bella frasetta cromatica e abbiamo aggiunto quello che ci serviva, quindi possiamo anche un po' sbizzarrirci. In ogni modo, noi oggi dobbiamo essere un po' rigidini e mantenere solo le note della scala che stiamo studiando. Quando poi l'avremo imparata bene, allora saremo consapevoli di aggiungere dei cromatismi, di aggiungere delle note blues. Quando si improvvisa, si scivola da una scala all'altra, sì, così ci si muove liberamente. In fondo, chi improvvisa decide, giusto? Però noi dobbiamo imparare prima le scale, perché non abbiamo una tastiera di riferimento, quindi se non conosciamo bene le scale e il suono che hanno, non sappiamo di eseguire un cambiamento. Ci muoviamo così a casaccio. La si do si la si do mi do si la si la la. Quindi mi pasticcio con il pianoforte, scusatemi. Ok, proviamo ancora. Facciamo questo che mi piaceva. Si la si do mi do si la si la.
Allora, io spero che questo video vi sia tornato utile. Non dimenticatevi di mettere un like, di condividere e di iscrivervi al mio canale. Se volete più informazioni, se volete più esempi su questa scala, mi raccomando, scrivetemi o mettetevi in contatto con me. Se volete lezioni private su Skype con me, potete tranquillamente scrivermi un'email e ci mettiamo d'accordo. Ma mi raccomando, qualsiasi cosa facciate, fatela sotto l'orecchio esperto di un maestro, ok? Io vi auguro un buon canto a tutti, mi raccomando, cantate con saggezza, non dimenticatevi mai di respirare e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!